tutti, benvenuti in questa seconda parte del tutorial riguardante SonarWorks Reference 3. Questa volta ci occupiamo di calibrare le casse dello studio, quindi i monitor dello studio. Nell'esperimento ho utilizzato le mie Adam A7X, che notoriamente possiedono una certa generosità sulle frequenze basse, e vediamo ora il software come è in grado di correggerlo in base alla stanza, quindi nello studio dove sono posizionate. All'interno della confezione troviamo il microfono di riferimento e il software per poter calibrare il microfono. In alternativa possiamo scaricarlo direttamente dal sito di SonarWorks in base alle istruzioni che troviamo all'interno della scatola. Infatti all'interno troviamo sia il microfono sia un foglio di istruzioni che ci guida passo passo nella calibrazione. Una volta lanciato il SonarWorks Reference, abbiamo modo di inserire il nostro codice di licenza per attivarlo, eccolo qui. Dopodiché possiamo iniziare la calibrazione. Prendiamo il nostro microfono, che troviamo all'interno della confezione, eccolo qui, e lo colleghiamo direttamente all'ingresso della nostra scheda audio o all'ingresso di un pre che utilizziamo per recording. Siamo pronti per iniziare la calibrazione. Andiamo avanti su Calibrate Your System. Dobbiamo inserire il codice che troviamo sul lato del microfono perché all'interno del software vengono mantenuti i profili dei microfoni che vengono appunto venduti da SonarWorks nel pacchetto che abbiamo appena acquistato. Next e proseguiamo con il test. Verifichiamo che il livello del microfono sia collegato alla nostra scheda audio, in questo caso la Fireface UFX. Controlliamo che il livello di ingresso raggiunga un buon gain, dopodiché possiamo proseguire con il test. Nella prossima finestra ci troveremo di fronte ad un test audio, ossia verranno proposte delle frasi pronunciate che dovranno rimanere necessariamente a un volume adeguato ad un discorso standard all'interno della nostra stanza, quindi come se stessimo parlando con qualcuno. Please adjust amplifier volume. My voice should sound in normal conversation volume. Left speaker. Right speaker. Portati ora nella finestra di calibrazione principale. Mettiamo il microfono su un'asta all'altezza delle nostre orecchie, come vediamo in foto, e che sia posizionato al centro in un triangolo equilatero con le casse. Appena pronti, iniziamo il test. In questo caso il software chiede di alzare il livello di ingresso del gain del preamplificatore perché il microfono non è in grado di percepirlo correttamente. Una volta raggiunto il livello ottimale, il test inizia da solo. Quello che ascoltate sono i segnali emessi dalle casse e percepiti dal microfono. In questo caso il test non è andato a buon fine perché il rapporto segnale-rumore con la stanza non è sufficiente, per cui alziamo il livello delle casse in maniera da poter avere un test completo. Siamo pronti ora a posizionare il microfono al lato del nostro speaker. Quindi indietro ricalibriamo sia la voce in uscita per il discorso delle casse, sia il microfono e quindi il livello di ingresso. Ritorniamo al nostro test vocale. Please adjust amplifier volume. My voice should sound in normal conversation volume. Left speaker. Right speaker. Ripetendo i passaggi precedenti, adesso il nostro segnale viene correttamente interpretato dal microfono. Infatti è perfetto. Proseguiamo e ci troveremo nella finestra di calibrazione dei singoli speaker. Ora dovremo avvicinare il microfono ad una distanza di circa 10 cm dal cono per poter poi iniziare, come in foto infatti, per poter poi iniziare la calibrazione velocemente. Avviciniamo la nostra asta del microfono ed iniziamo. È bene che il microfono sia sempre fermo.
perfetto. Eseguiamo la stessa operazione anche sulla cassa destra. Iniziamo. Una volta terminato il processo saremo pronti per il multiposizionamento. Come vediamo in foto ci mostra anche la distanza in piedi e pollici delle nostre casse. Iniziamo il prossimo procedimento che sarà leggermente più lungo e più tedioso. Ci verrà richiesto un'altra volta un test completo sulla parte centrale e saremo ora pronti per la calibrazione multiposizione. Come posizionare il microfono all'interno del nostro sweet spot, quindi sempre con la nostra asta altezza orecchie andiamo avanti con il test, che sia ovviamente posizionato principalmente nell'asse centrale tra le due casse. Iniziamo il dislocamento del microfono, passiamo alla pagina successiva e saremo pronti per i nostri 24 posizionamenti. Muoviamo il microfono nella nuova posizione come indicato nel grafico. Appena il microfono sarà centrato inizierà il test. Spostiamo la nostra asta. Proseguiamo ora con lo spostamento in base al grafico che ci viene mostrato. In realtà il processo è estremamente semplice anche se noioso. Quello che stiamo ascoltando in cuffia sono i segnali di riferimento che vengono emessi dalle casse e captati dal microfono. Una volta terminata l'analisi multipoint verremo reindirizzati nella finestra di analisi delle casse vere e proprie, dove appunto vedremo le due forme relative al canale destro e al canale sinistro. Notiamo immediatamente che c'è una mancanza, quindi un piccolo buco di circa 5 dB all'interno del kilohertz, e la stessa cosa accade un po' sui bassi, dove appunto c'è un decadimento rapido. Salviamo la nostra risposta dandogli il nome appunto Adam A7X Studio JGR,
che riapriremo come analisi all'interno del plugin nella DAW. Lanciamo ora Studio One per poter poi caricare all'interno del master il nostro plugin Reference 3, che grazie all'analisi che abbiamo poc'anzi fatto sarà in grado di correggerci la frequenza di risposta delle casse e darci un segnale estremamente flat. Apriamo ora una song. Apriamo il mixer all'interno della nostra song. Nel post, quindi l'ultima parte della catena dove usciranno le nostre casse, aggiungiamo in questo caso il SonarWorks Reference plugin. All'interno possiamo caricare il nostro grafico di riferimento, in questo caso Adam Asset Studio, lo apriamo. Vedremo come ora, accendendo la curva originale, quindi il before, vedremo invece una curva verde che sarà la correzione di intervento che lui applicherà per arrivare ad un suono flat e quindi poter avere un suono estremamente lineare. Possiamo vedere direttamente la forma verde, quella che è quella corretta, diciamo, e la target che è quella poi risultante dalle varie correzioni applicate in base al profilo che abbiamo campionato precedentemente. Anche in questo caso, come per le cuffie, possiamo utilizzare altri tipi di accorgimenti. Nella sezione Simulate, ad esempio, possiamo caricare l'emulazione delle NS10 e quindi avere una risposta molto simile a quella delle NS10, appunto. Lo stesso accade anche per le cuffie, ma ovviamente non ha senso ascoltandolo dalle casse. Torniamo su Profile, Calibrate, e nella sezione Predefined possiamo addirittura scegliere l'emulazione di altre casse. Non è il caso, quindi torniamo nella nostra posizione di flat, quindi quella relativa alla correzione in base alle nostre analisi precedenti. Nel controllo dry wet possiamo ascoltare la differenza tra la cassa naturale e la cassa modificata, quindi quella calibrata. Spero vi sia stato utile, non dimenticate di registrarvi e quindi sottoscrivervi al mio canale per avere aggiornamenti continui sui software e sulle tecniche di registrazione che utilizzeremo nei tutorial. Continuate a seguirmi su YouTube, su Facebook e su MusicOff. Trovate il link in fondo alla pagina. Ciao a tutti!